Cari amici, siamo ancora qua dal Lago Maggiore per parlarvi della cometa Ison del pianeta Nibiru, quindi parlarvi di astronomia. L'astronomia è una scienza di studio e come tale va condotta. Quindi la cometa Ison, pianeta Nibiru, noi dell'universo conosciamo ancora ben poco, dico come uomini, sappiamo ancora ben poco scientificamente. Poi naturalmente i contatti e tutto possono portare a qualcosa di più, a una conoscenza. Però la scienza ufficiale noi sappiamo ben poco. Allora vi invito a studiare questa cometa Ison di persona. A studiarla in che senso, in che maniera? A osservarla nel cielo. Cosa possiamo dire? Domande e risposte. Quindi, prima cosa, giustamente evitare di minimizzare. In che senso? In questo agosto, in questo mese d'agosto, abbiamo notato che della cometa Ison si tendeva a dire poco luminosa, a una magnitudo di scarso valore. E invece sembra, ed è così, io ne sono convinto, che sia una cometa importantissima. Oltre a ciò va detto, quindi evitare di minimizzare, e invito, punto 1, invito prima cosa di andare personalmente ad osservarla al telescopio. Tanti di noi abbiamo i telescopi, gli scettici dicono, ma come, abbiamo tanti telescopi? Allora, ok, ognuno osservi la Ison. Perché? Perché giustamente per ogni osservazione del cielo c'è sempre un piccolo cambiamento, un qualcosa nelle descrizioni. Si descrive, abbiamo visto il tale oggetto, il tale corpo celeste, e c'è qualche variante rispetto a qualcun altro che l'ha osservato. Nelle osservazioni c'è sempre qualche variante. Allora, cercare di osservare la Ison personalmente. Poi le foto, veramente, ci sono pochissime foto, non metto in dubbio che è ancora difficile da osservare. Oggi 31 agosto 2013. Però bisogna fare un po', con un po' di buona volontà, adesso che arriva settembre lo possiamo osservare. Allora, avanti con le osservazioni e quindi avanti con delle belle foto, mi raccomando, pubblicate su internet delle belle foto, foto vostre, sicuramente ce la farete. La vita nell'universo, qua siamo circondati un po' da vari uccellini, belli contenti, oggi è una bella giornata di festa. Siamo per l'esattezza a Germignaga, che sta sotto Luino, quindi di là vedete Luino, e Germignaga, sponda lombarda, provincia di Varese, bellissimo posto. In che punto? Dove scorre il fiume Tresa? Il fiume Tresa deriva dal lago di Lugano, altro lago della zona, questa è la zona dei laghi, e va, si getta nel Lago Maggiore, e siamo proprio qui, Germignaga. Non per dire come la guida turistica, ridente località turistica, ed è così. Allora, mentre gli uccellini passano un po' avanti, un po' indietro, possono passare dove vogliono. Ecco che, quindi, la vita nell'universo. Allora, io sono un po' abbigliamento casual, qua fa ancora un bel po' caldo, Ecco, vita nell'universo. Quindi, non ci siamo solo noi. Un qualcosa, siete andati, chi non ci crede, siete andati di persona a osservare, a vedere? No,
La vita poi non è sempre come la intendiamo noi. A volte appunto è un po' a guscio di noce. Ecco una parola esatta. A guscio di noce vuol dire all'interno, come le noci. Che la parte che si mangia è dentro. La vita all'interno perché si crea una cavità, luce, calore, acqua, fonti di magma, tutte come vulcani, no? E c'è vita. Naturalmente mica abitano dove ci sono le fonti di magma, a distanza, però all'interno di questi musci di noce, di queste cavità. Evitare di minimizzare in che maniera? Studiamo la cometa Eason, l'abbiamo in tantissimi telescopi, siamo amatori dello spazio, siamo astrofili perché c'è l'astronomo, c'è l'astrofilo. L'astrofilo è una persona che non è astronomo, però è appassionato d'astronomia e quindi si chiama astrofilo. Astrofili, astronomi. Io voglio che osserviate la Eason, la cometa Eason, di persona. Io voglio vedere nuove foto, voglio vedere nuove descrizioni. È molto importante. Perché? Perché poi si arriva alla conoscenza e alla verità. La cometa Eason, il pianeta Nibiru, conoscenza e verità. Qualcosa brilla lontano sui monti del Piemonte. 31 agosto 2013. Poi, punto 3. Qua mi sono elencato dei punti. Punto 3, chiaramente si riprende il discorso. Gli abitano l'universo, quindi ci sono queste creature extraterrestri che abitano in luoghi diversi dai nostri, come un guscio di noce, abitano all'interno dei corpi celesti, dei pianeti, all'interno dei pianeti, in questi cesti, queste aree. Una bella moto. Abitano all'interno dei pianeti, in queste aree, in queste coperture, in questi globi, in queste cavità. Abitano in queste cavità delle creature extraterrestri. Ecco che c'è vita nell'universo perché c'è acqua in tutto l'universo, luce, calore perché ci sono fonti di magma all'interno di questi pianeti, danno luce e calore, e c'è vita, vita intelligente. Siamo tutti fratelli nell'universo e presto verremo in contatto con queste creature intelligenti, perché proprio per i contatti a livello interplanetario. Quindi naturalmente poi per l'influsso gravitazionale della cometa Eason, del pianeta Nibiru, si creano degli eventi sulla Terra. Aumento dei terremoti, aumento dell'attività vulcanica, aumento di tutti gli eventi, che siano tornado, tempeste, trombe d'aria, che siano alluvioni, siccità e anche cadute meteoriche, perché ricordo la coda del drago del pianeta Nibiru, la coda della cometa Eason, e da qui ecco che alcune meteore cadono sulla Terra perché sono attratte dai corpi celesti, non tutte si scontrano contro il Sole, cadono sulla Terra. Allora anche cadute meteoriche, comunque la cometa Eason, il pianeta Nibiru, non scontreranno contro nessun pianeta, neanche contro il Sole, nel sistema solare non scontreranno contro
nessun corpo celeste, a meno che qualche ammasso chiaramente stellare, qualche cosina. E questo verificarsi di aumento di questi eventi lo stiamo verificando in questo periodo. Adesso nel mese di settembre che verrà ci sarà ancora un consistente aumento di questi eventi: terremoti, eruzioni vulcaniche, vari eventi, alluvioni, tornado, tutto quanto. E l'influsso gravitazionale di questi pianeti, il pianeta Nibiru della cometa Ison. Meno male che c'è qualcuno che descrive veramente abbia una buona luminosità, quindi in realtà una magnitudo piuttosto bassa. E allora studiamolo per avere delle descrizioni dettagliate proprio di astronomo in astronomo. Discorsi, ogni volta che si vede un corpo celeste lo si vede in qualche maniera diversa. Non è sempre alla stessa maniera, le descrizioni dovrebbero essere sommariamente diverse. Magnitudo poi elevata, perché mano a mano che decresce aumenta di luminosità, intendiamoci, tecnicamente così. Quindi più diminuisce la magnitudo più aumenta di luminosità. Appena potete delle belle foto, mi raccomando. Descrizioni, la stessa cosa. Naturalmente, quindi, c'è vita nell'universo. Con l'avvicinarsi al transito della cometa Ison del pianeta Nibiru, avremo il contatto con queste creature extraterrestri e diverremo tutti fratelli. Perché tutti fratelli? Perché non ci sono quegli interessi personali. Mancando gli interessi personali, diveniamo tutti come fratelli. E ci potremo godere tutte le cose più belle. Le cose più belle, quelle vere, veramente più belle. Come questo luogo favoloso che adesso vi andrò a mostrare meglio. Faremo una bella panoramica. Agosto 31 2013, Gennaro Gelmini da Germignaga, paese sul Lago Maggiore vicino a Luino. Vi mostro un po' di cose. Spero di aver fatto le cose alla dovuta maniera. Quello di là è Luino. Poi piano piano, vi ricordate il 7 novembre 2012? Avevamo fatto da queste parti un video. Come abbiamo visto nella sponda piemontese una luce, così dietro di me si è formato da una nuvola la parola Mir. Mir vuol dire pace, sia pace tra tutti, che la pace possa trionfare. Oltre a tutto questo c'è da aggiungere che mentre sto montando questo video ecco che sono sopraggiunti altri terremoti nelle Americhe e nell'area mediterranea. Sono zone sismiche, spesso ne parlo. California, Italia, zone sismiche, avverranno nuovi terremoti. Ma questo perché? Perché dico queste cose?
Per la preparazione, sapere di più sulla Ison, su Nibiru, ci porta a prepararci. Preparare vuol dire sapersi organizzare, sapere cosa bisogna fare, come fare le cose. Sapere come fare le cose vuol dire passare questo periodo in cui l'aumento della sismicità è dovuto all'influsso gravitazionale della cometa Ison del pianeta Nibiru. Passare questo periodo in cui c'è questo influsso gravitazionale, tutto trascorre e si ritorna alla serenità. Ecco perché